Con il man of the match, Lautaro Martinez, un gol bellissimo, il tuo, tre punti pesantissimi, quelli portati a casa oggi. Sì, tre punti che abbiamo venuto a cercare. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo fatto una partita di carattere, di cuore, perché loro, come dico, come ho detto prima, stanno in un momento di difficoltà, che hanno bisogno dei punti, e noi, anche perché siamo in testa alla classifica, dobbiamo anche fare punti. E niente, sono contento per la vittoria, per i miei compagni e per tutti i tifosi che sicuramente in casa stanno contenti. Assolutamente sì, ti aspettavi una partita così difficile, loro così chiusi Sì, fin dal primo minuto? una partita dura, perché come ti ho detto prima, loro hanno bisogno dei punti, sono sotto la classifica, e questo secondo me pesa tanto. Però noi abbiamo pensato al nostro, abbiamo pensato a fare il lavoro che abbiamo cercato di lavorare in settimana. Si è presentata un'altra partita, però come ho detto prima, sono contento per la vittoria e per continuare a stare lì in testa alla classifica. Parlando di te, hai segnato un gol in ciascuna delle ultime quattro partite di Serie A contro il Torino e contro nessuna squadra hai segnato in più partite diverse in questa competizione. Un toro che si esalta quando affronta il toro, per tornare a essere un po' banali. Vabbè, questo è un po' di fortuna anche, però come dico sempre, lavoro per l'Inter, lavoro per la squadra. Oggi ho trovato un altro gol importante, che da 3 o 4 giornate mi sa che non segnava. Però l'importante, come dico sempre, è che l'Inter vinca. Oggi abbiamo vinto, ho fatto gol, e se sta bene, doppio, dico. Tra l'altro concludo raccontandoti altri record, il tuo record di gol di testa in una singola stagione di Serie A, 4, ne avevi segnati 3 in ciascuno dei precedenti due campionati e poi hai eguagliato in 27 gare di questa Serie A il bottino di gol della scorsa stagione, 14 gol in 35 presenze, quindi puoi solo far meglio da qui alla fine del campionato. Sì, sono contento per questo, sono contento per il lavoro che sto facendo, sono contento per il lavoro che sta facendo l'Inter, e dobbiamo continuare così, a lavorare ogni giorno, testa bassa, essere umile, continuare a stare lì sopra tutti. L'ultimissima, che messaggio lanciate oggi? Oggi era importante vincere, abbiamo fatto una partita difficile. Una squadra tosta, però come dico sempre, noi stiamo crescendo a livello di testa, di cuore, di maturità, e oggi abbiamo dimostrato un'altra volta questo. Grazie, Prego, complimenti grazie, ancora. grazie Alessandro, partiamo dall'importanza di questa partita, ottava vittoria consecutiva dell'Inter e partiamo in realtà prima della gara dalla crescita di questa squadra. Sì, sapevamo le difficoltà che andavamo ad incontrare, perché comunque il Torino, nonostante la classifica, si è dimostrata una squadra ostica da affrontare. C'erano tante incognite, lo sapevamo, ma la differenza, magari anche con l'anno scorso, è che queste partite facevamo fatica a vincerle, e invece quest'anno riusciamo a uscirne. Ecco, quello che ha colpito è che nonostante la difficoltà principale data proprio dalla chiusura del Torino, voi avete sempre continuato a fare il vostro, cioè pensando soltanto ad arrivare in porta e fare gol. Sì, ma l'abbiamo preparato anche in settimana, no? Quello di magari portare i maestri più alti con la rotazione del centrocampista. Abbiamo provato tante cose per metterli in difficoltà. Sono stati molto bravi loro a difendere, ripeto, siamo stati bravi noi a sbloccare il risultato e a riprenderlo anche dopo il pareggio. Domande da studio riporto io ad Alessandro. Sì, Ale, io innanzitutto ti faccio tanti complimenti per la prestazione e per una vittoria così importante. Ci racconti anche un attimo cosa è successo sul gol del Toro, perché è stata una situazione estremamente confusa e, insomma, anche rivedendola non abbiamo capito bene cosa è successo. Sì, in realtà non l'ho capito neanche io cosa è successo, perché dopo aver preso la palla di testa sono caduto in terra, e c'erano altri due miei compagni, Scri e Bari, mi sembra, in terra. Non ho ancora rivisto l'azione, non so se c'è stato un fallo. Comunque è stato un gol un po' fortuito. Sappiamo che loro sono molto forti sulle palle inattive, ci hanno colto di sorpresa lì. Allora, per fartene Adesso si un'altra. guarda la prossima. Sì, no, scusate, sì, vai, No, vai. ti chiedo anche a questo punto anche un pensiero sulla prossima gara, no? Perché arriva il Sassuolo, è un'altra squadra molto particolare da affrontare, ma immagino diversa nella tattica rispetto al Torino.
Ma sicuramente sappiamo le qualità del Sassuolo, è una squadra che ti viene a prendere anche alta magari rispetto al Torino, e quindi anche per noi può essere più facile mettere in difficoltà, però come sappiamo il Sassuolo è una squadra molto forte che ha pareggiato anche a Napoli settimana scorsa, quindi dobbiamo stare attenti, sappiamo l'importanza dei tre punti. Grazie. Grazie. Mattias Vecino, devo dire che l'aspettavamo tanto davanti alle nostre telecamere, è arrivato il momento, è arrivata la partita, non giocavi da luglio nella partita contro il Verona. Mm-hmm. Mattias, come stai? Bene, innanzitutto contento per la vittoria e ovviamente per il fatto di essere tornato in campo, che mi mancava da molto tempo, è stato veramente lunghissima e volevo rompere il ghiaccio un po' per tornare a sentire quello che si sente solo dentro il campo. Ecco, sappiamo che hai lavorato duramente, no? per tornare in campo, anche a livello mentale penso che non sia stato facile per te questo periodo. No, sicuramente no, e quando uno sta lontano dai campi tanto tempo, fare due interventi non è stato facile, ma per fortuna adesso mi sento al 100% e sono pronto a dare una mano in questi finali campionato, che la squadra sta facendo veramente bene. E sei entrato anche nella partita giusta, perché abbiamo vinto a Torino, ottava vittoria consecutiva, insomma le cose stanno andando bene. Ti chiedo che messaggio e che segnale esce da questa vittoria? Beh, sicuramente una partita nella quale abbiamo sofferto un po' di più in comparazione alle altre, ma partite come queste sono quelle più importanti se vuoi vincere un campionato. Magari gli anni passati questo tipo di partite così non portavamo a casa i tre punti, e credo che alla fine questa è la differenza fra chi vince e chi arriva secondo. Domande da studio riporto io. Sì, ciao Mattias, bellissimo ritrovarti. Ti chiedo cosa dobbiamo aspettarci da te da qui alla fine della partita, magari un gol decisivo dei tuoi, che un po' ci mancano. Magari, non sarebbe male. Io mi sono messo a disposizione da quando sono tornato e so che ci sono tanti giocatori ammessi al campo, ma l'importante è farsi trovare pronto quando il mister chiama e dare il contributo, perché stiamo lottando per qualcosa di importante e tutti dobbiamo dare il nostro contributo. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvides suscribirti al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.